Ciao a tutti, bentornati sul canale. Vedrete delle cose un po' strane e curiose non lo so, strane sì, perché non è la solita postazione. E perché questo? Perché ho deciso al volo di registrare un paio di video, in quanto la settimana prossima non ci sarò, non volevo lasciare il canale vuoto, avevo comunque delle cose di cui parlarvi, avevo poco tempo e quindi non mi sono messa a mettere mille luci, cose e situazioni, ma sto registrando sulla mia scrivania, quella che di solito vedete alle mie spalle nei video, con la finestra e la luce che, alleluia, è uscita. Stamattina c'era il disastro, cioè una roba allucinante. Allerta meteo da 3 giorni, quindi godiamoci questo sprazzo di luce e volevo fare un video haul per farvi vedere gli acquisti che ho fatto sul sito di Sephora con il 20% di sconto che purtroppo c'era solo per chi ha la carta gold, quindi c'era lo sconto del 20%, non il solito di Sephora, cioè sconto del 20%, poi passa su 2 brand e tutti gli altri no, e invece passava su tutto tranne su Dyson. Ho fatto degli acquisti molto mirati, erano proprio quelle cose che volevo e ho acquistato anche cose che non sono tanto costose, che in genere comunque non vanno in sconto sul sito di Sephora, e invece le ho prese ulteriormente ribassate. Prima di mostrarvi i miei acquisti di Sephora, vi voglio far vedere altri 2 acquisti che sono mamma e figlio, che sono questi. Questo è il più famoso, premiato, amato cushion degli ultimi 2 anni. Ha ricevuto 1.000 milioni di premi nel 2023, è ancora tra i più venduti oltretutto. Difatti questo più piccolino l'avevo preso perché, lo dico tanto lei lo sa, volevo regalarlo anche alla Simona Simon Loves Makeup qui su YouTube, e la mia amica Simona appunto. Poiché Simona mi sarebbe venuta a trovare ormai qualche settimana fa, questo non avrebbe fatto in tempo ad arrivare perché quello più grande aveva una spedizione piuttosto lunga, anzi sono stati ridotti i tempi e alla fine mi è arrivato anche un po' prima, se no aveva addirittura la spedizione a 30 giorni. Questo qui invece ce l'aveva immediata, glielo volevo far provare e quindi ho preso quello più piccolo. Questo è 4,5 grammi, questo è 18 grammi. La cosa carina è che i pack sono proprio gli stessi, non è che perché è più piccolo è, no, è fantastico, è una versione mini di quello grande, proprio 110%, fantastico. Sto parlando, neanche ve l'ho detto, dice perché ce l'hai tu, è perché indovinate, sfiga, e mi è arrivato 2 giorni dopo che è passata a trovarmi Simona e quindi non ho fatto comunque in tempo a darglielo. Lo diamo l'impegno e adesso, insomma, appena possibile glielo spedirò. Ma ritorniamo a noi, sto parlando del cushion della Tirtir, il red cushion. Vi faccio vedere i pack, vi faccio vedere anche quello di Simo, così vedete che se volete provare quello più piccolo per provare il prodotto. Lo apro perché tanto comunque ovviamente all'interno è sigillato, quindi non andrò di certo ad aprirlo. C'è sempre il puff per l'applicazione e qui poi c'è la vaschetta, vedete, con la chiusura ermetica. Ho preso lo stesso colore per me e per Simo, che è il 21N, e la cosa che mi ha colpito è che, diversamente da tanti altri cushion coreani, ha molte colorazioni e anche una buona diversificazione del sottotono. Quindi io ho preso il 21N, ma c'erano anche quelli con il sottotono più giallino, ho paura fosse un pelo troppo giallo, quindi mi sono tenuta sul neutro, e tanti colori. Questo è quello mio, quindi ve lo posso far vedere, lo vedrete aperto perché io l'ho già provato, però vi ho registrato il video dove l'ho applicato insieme a voi, quindi ne parleremo altrove, però vi lascio i link e tutto quanto, poi se volete aspettare per sentire le prime impressioni, perché ovviamente non l'ho ancora utilizzata abbastanza, ma me la voglio portare dietro perché appunto non ci sarò, quindi l'ho testata bene bene, ma di questo ne parleremo altrove. Veniamo alla bustina di Sephora. Prima informazione di servizio: Sephora, io me ne sono accorta con quest'ordine perché non è che faccia mille ordini dal sito di Sephora, però da quest'ordine a me è tornata a spedire dall'Italia e non più dalla Francia. Questo vuol dire che è ritornato il corriere Bartolini, che mi ha fatto un macello. Grazie Bartolini, grazie. Perché così una mattina qualcuno si è alzato e ha detto: sai che c'è?
Ma perché a sta cristiana gli dobbiamo mandare l'ordine così come da sua richiesta a casa? Mandiamoglielo a un punto ritiro, così, scelto a casaccio. Allora, ho provato a telefonare, era a cavallo del primo maggio, quindi capite bene che... O era del 25, no, a cavallo del 25 aprile. Giorni di festa, ho provato a chiamare il call center, mi hanno risposto, ho spiegato la cosa, mi hanno detto, ah, ma quindi lei vorrebbe ricambiare? No, io non è che voglio ricambiare, io voglio l'indirizzo che avevo messo nel mio ordine, non ho chiesto io di ricevere il pacco a un altro indirizzo, a un vostro punto ritiro, me lo sarei anche scelto un po' pelo più vicino magari, così me ne vado per un'idea. E niente, mi fa, ma allora provo a mandare alla filiale di competenza, quella che poi effettivamente vi porta il pacco, no? Ognuno ha la filiale, quella di riferimento, per lunedì, perché questo era il venerdì, lunedì io per sicurezza richiamo, il tracking era ancora mezzo bloccato, mi rispondono dalla mia filiale, quella di competenza, insomma eccetera eccetera, ve la faccio molto breve. Ma il pacco sta già in consegna, non si può fare niente, quindi glielo mandiamo là. Perché? No, spiegatemi perché. Vabbè, fatto sta che poi appunto sono andata a ritirare sto pacco e quindi eccoci qua con il pacco, quindi tornata alla spedizione dall'Italia, ma con Bartolini che fa come gli pare. C'è una cosa che non potrete, ma proprio io sono rimasta così, ho detto, what? Vabbè. Ma questo per ultimo. Gli unici due prodotti di make-up che ho acquistato sono un prodotto che di questo brand mi mancava e non poteva mancarmi e l'ho preso con il 20% di sconto e sono molto fiera, anche perché tutto il resto l'ho pagato a prezzo pieno, comprato da me, e poi Mario non mi hai nemmeno invitato a Milano. Mario, nemmeno un saluto. Cioè, secondo me almeno da lì dicevo Simo, ciao. No, niente. Make-up by Mario. Questo è... Cioè, io niente, provo, non mi voglio proprio, sa che non riesco a leggere, vabbè, niente. E il numero 180, prendetelo con le pinze perché ancora non l'ho provato e non so se sia effettivamente il colore giusto per me, spero di sì ovviamente. Ecco, appena ho rotto la scatola con voi, ma che ci importa. Il correttore è lui. Molto presto, quando rientrerò, insomma, la settimana dopo in cui starete vedendo questi video, farò un video full face con Make-up by Mario, perché a questo punto ho tutto, capisci Mario? Mario, io ho tutto, ok? Di questo correttore, che poi ovviamente, come vi ho detto, andremo a provare insieme, ho sentito cose positive, cose meno positive. Ho visto un video che girava ultimamente di Mario che lo applicava così col suo faccione in primo piano, veramente molto interessante. E quindi, niente, Make-up by Mario, mi mancava il correttore e l'ho dovuto prendere. Altra cosa, e oltretutto in questi giorni, non mi ricordo fino a quando, quindi magari nel momento in cui starete vedendo questo video è già scaduta questa promo, poiché prima le spedizioni di Sephora per l'appunto erano dalla Francia, in Francia non è rivenduto da Sephora il marchio Nabla e avrete visto che non si poteva acquistare perché spedendo dei magazzini francesi Nabla non c'era, anche altri brand tra cui appunto Nabla. È ritornato Nabla disponibile, qua se muovono le cose aiuto, è ritornato Nabla disponibile e c'è una promo in questo momento in cui sto registrando, spero che ci sia ancora quando pubblicherò questo video, in cui potete acquistare i prodotti Nabla, non c'entra niente qui la carta gold o quello che è, per tutti, con mi pare il 25 o il 20% di sconto, se acquistate almeno due prodotti, se ne acquistate tre il 30% di sconto, una cosa del genere. Io volevo una cosa che era introvabile ovunque, poiché penso che Sephora abbia avuto questi prodotti in magazzino fermi da quando sono usciti, non sono andati sold out. Di che cosa sto parlando? Della Cupid's Arrow, che è appunto un colore limited edition che non avevo preso, della collezione quella Hibiscus, quella lì, ed è il colore Mauve, Arrow Pop Mauve, ed è questa qui. La swatcho con voi per la prima volta,
la voglio usare soprattutto per le labbra, come anche la numero 1 la uso principalmente sulle labbra. Non so perché non l'avessi presa quando è uscita la collezione Hibiscus, avevo preso gli ombretti, ve li ho fatti rivedere anche da poco per un look che ho creato, e questa mi era sfuggita, dopodiché non si è trovata più da nessuna parte. Non so se c'è ancora, però sappiate che io l'ho trovata da Sephora e quindi me la sono presa subito. Questo è tutto il makeup che ho acquistato. Poi c'è un brand di cui vi ho già parlato, del contorno occhi, che mi è piaciuto moltissimo, l'ho finito e l'ho voluto ricomprare, e non solo, poiché mi sono trovata molto bene con il contorno occhi, ho voluto prendere anche degli altri prodotti, visto che ho bisogno di nuovi sieri in quanto ho finito. Io i sieri li faccio proprio fuori così, in un secondo, shum, finiscono, e ho voluto prendere dei sieri, poi ho preso anche una crema. Insomma, vi faccio vedere tutti i prodotti molto interessanti che ho preso, a cominciare da quello che già conosco, che mi è piaciuto e ho voluto riprendere. Il brand è Byoma, è un brand molto interessante perché è un brand che punta a portare una buona skincare per tutti, quindi con dei prezzi assolutamente ragionevoli. Vi ho detto che i prezzi non sono assolutamente alti di questi prodotti, io poi li ho presi ulteriormente con un 20% di sconto, però sono veramente dei prezzi super accessibili. Non hanno degli inci lunghissimi, hanno dei buoni attivi, non inci, come vi dicevo, particolarmente complessi, che siano adatti e adattabili un po' a tutti quanti. Ovviamente ci sono poi le varie tipologie di sieri, prodotti illuminanti, quelli idratanti, quelli per le pelli più problematiche e via così. E con il sottofondo delle campane vi vado a leggere un po' le caratteristiche del contorno occhi. Questo è il The Puff Brighten High Gel, che in questo momento vedo che non è disponibile più sul sito. Penso che come me molte persone abbiano fatto scorta di Byoma con questi sconti. Dice che è un trattamento mirato per gli occhi con un concentrato di triceramide, triplo acido ialuronico e vitamina C per calmare e illuminare efficacemente la delicata zona del contorno occhi, da usare in caso di occhiaie e occhi gonfi mattina e sera, ogni volta che gli occhi hanno bisogno di una piccola carica. Ah, non ve l'ho detto, comunque anche questi sono prodotti vegani. Andiamo avanti con i prodotti che invece devo provare. Come vi ho detto, avevo bisogno di sieri e difatti ne ho presi due. Ho preso, rimettiamo gli occhiali, leva gli occhiali e metti gli occhiali, alza le gambe, abbassa le gambe. Ho preso il Brightening Serum e l'Hydrating Serum, ovviamente quelli adatti alla mia tipologia di pelle, che è normale secca. Vi lascio tutti i link nell'info box, però vi dico che il contorno occhi, che non è piccolo, attenzione, sono 20 ml, costa 18 euro. E la stessa cosa, il siero, questo idratante 18, e l'altro siero, dove sta? Aspettate che non lo trovo. L'altro siero, sempre di tutto 18 euro. E la crema che vi farò vedere dopo 17, quindi questo è lo standard dei prezzi, come vi dicevo, assolutamente accessibile. E dunque andiamo con il siero idratante. Dice un siero ultra leggero e nutriente, arricchito con elementi idratanti per una pelle più tonica e luminosa e una barriera cutanea più forte giorno dopo giorno. Il nostro esclusivo complesso di triceramidi, ceramidi, colesterolo e acidi grassi, combinato con un potente duo di squalano e glicerina per integrare l'idratazione della pelle, fornisce un'idratazione istantanea e risultati duraturi. Insomma, avete capito più o meno di che cosa stiamo parlando. Prodotti per la cura della pelle, dermatologicamente testati, approvati, privi di oli non comedogenici, privi di alcol e profumi, vegani e senza crudeltà verso gli animali. Andiamo al brightening. Allora, siero illuminante aiuta a migliorare significativamente il tono e la consistenza della pelle per risultati uniformi e radiosi. Questo siero leggero illumina visibilmente la pelle e aiuta a ridurre i segni di iperpigmentazione
pigmentazione e il tono della pelle non uniforme, fino dal primo utilizzo, arricchito con il nostro esclusivo, indovinate, cerami di colesterolo e acidi grassi, niacinamide per illuminare e uniformare il tono della pelle e acido ialuronico per idratare intensamente. Questo siero rafforza la funzione di barriera cutanea, allo stesso tempo aiuta a difendersi dagli aggressori ambientali e fornisce benefici antiossidanti. Ultimo, non per importanza, il Moisturizing Gel Cream. Ci sono sempre le triceramidi, eh? Volevo una crema, visto che ce l'ho tutte abbastanza corposette, tranne una che sto utilizzando ora, un pochino più leggera, perché andando incontro alla stagione più calda avevo bisogno di qualcosa un pochino più leggero. Questa crema idratante quotidiana leggera e priva di oli fornisce un'idratazione efficace mirata alla pelle assetata. La texture unica di questo gel crema penetra istantaneamente, ammorbidendo e idratando la pelle con una miscela accuratamente selezionata di principi attivi che rafforzano la barriera cutanea per risultati di lunga durata. La texture leggera e rinfrescante di un gel si combina con l'idratazione a lunga durata di una crema. Indovinate che cosa contiene? Triceramidi, ceramidi, colesterolo, acidi grassi. Ma si dice ceramidi? Non mi vengono i dubbi. Vabbè, comunque, nel caso abbia sbagliato, scusate. Rafforza la barriera cutanea con ingredienti chiave ricchi di antiossidanti come la niacinamide e il tè verde, che aiutano a sostenere la funzione di barriera essenziale della pelle. Progettata per attirare e trattenere l'umidità per il funzionamento ottimale delle cellule, questa lozione idratante per il viso riduce gli arrossamenti e calma le infiammazioni. Capite? Che comunque c'è scritto il mio nome? Leggera, infiammazioni, cose, arrossamenti, eccomi, sono io. Queste non le ho aperte, queste creme hanno sicuramente la crema come il contorno occhi, aspettate perché io non l'ho aperta, vediamo un po', ecco, hanno il dosatore. La cosa bella di questi dosatori è che riuscite a consumare tutto il prodotto all'interno, hanno un sistema all'interno per cui fino all'ultimo voi erogate il prodotto finché non è del tutto vuoto. Questi mi sa che me li porterò dietro adesso che sarò via, perché li voglio assolutamente testare, sono molto curiosa, oggettivamente sono molto curiosa. Quindi questo è il mio super haul di Sephora, come avete visto, cose belle, utili o che ricercavo da tempo, non si trovavano più da nessuna parte. Se come me cercavate questa matita e non la trovavate, date un occhio su Sephora se ci sia ancora, e questo qui di cui parleremo molto presto, non poteva mancarmi il correttore di Mario. Emoji del giorno, allora sto andando a vedere e ho deciso che l'emoji del giorno, allora, probabilmente alcune cose ci sono solo nell'emoji dell'iPhone, che ne ha sicuramente di più. Io vorrei voi mi metteste o le montagne russe o la ruota panoramica. Se non ce l'avete, scrivete montagne russe, ok? Non vi voglio fare impazzire, però ci sono, dove c'è anche il castello, la statua della libertà. Se avete l'iPhone non potete non averla. Questo è tutto anche per oggi, emoji pazze le abbiamo messe, il sole è uscito, il cielo è terso e blu, speriamo resti sto tempo, un bacio a tutti, alla prossima, ciao! Oggi è la giornata di Simona dimentica cose, stavo già risistemando tutto, ma mi sono dimenticata di farvi vedere la cosa che vi dicevo all'inizio, mi ha lasciato, ho detto, oh mio Dio, ma sono impazziti! Mi hanno messo, sto guardando il gabbiano sul tetto di fronte tanto, il Lip Injection di Too Faced, nella mini taglia. Ora, se è molto pizzicoso non lo userò mai, ma vogliamo parlare di questa mini taglia. E mascara di Chanel, il Noir Allure, colorazione nera. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Io sciocco basita. Vabbè, niente, questo.